Eccomi, Signore, manda me. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Anche oggi qui da New York vi annuncio il Vangelo del giorno. Oggi è San Luca Evangelista. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dall'1 al 9. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Amen». Carissimi, oggi con questo Vangelo e la festa di San Luca abbiamo proprio un annuncio del regno dei cieli in mezzo a noi. È un invito ad annunciarlo. Gesù dice: la messe è abbondante, sono pochi gli operai, pregate che ci siano operai che vadano nella sua messa. Andate a portare la sua parola. C'è un'urgenza della missione. Noi sappiamo, con la guerra, in particolar modo in Israele, le guerre nel mondo, la cattiveria umana che spesso sembra prevalere sulla pace e sugli uomini di buona volontà. Gesù dice: voi annunciate il Vangelo, portate la pace, portate il mio regno agli altri, perché io sono la pace, vera. E Gesù con la sua risurrezione ce l'ha dimostrato, che può vincere ogni battaglia. Ma è necessario che ciascuno di noi dica: eccomi Signore, manda me. Non sono sempre gli altri che devono andare, coloro che hanno un ministero, ma io, nel mio piccolo, nel lavoro, a casa, nella famiglia, con gli amici, nello sport, nelle professioni, testimonio che Gesù è Signore e che vivendo con Lui il mio cuore è nella pace. Quanto è importante, fratelli e sorelle. Siamo in una città dove le attività, la frenesia, la caoticità, ma anche la potenza dell'uomo è presente qui a New York. Ma non dimentichiamo che la pace di Cristo regna in tutti coloro che si aprono a Lui. C'è bisogno di testimoni. C'è bisogno di testimoniare che Gesù ha sconfitto il male. Allora diciamoglielo oggi: Signore, manda me. Signore, che io possa essere colui che annuncia agli altri che tu sei venuto, che è vicino al tuo regno. Porta guarigione, Signore, porta liberazione. Manda me, Signore Gesù, il tuo Spirito Santo, infuochi il mio cuore di zelo per la tua parola. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è: eccomi, Signore, manda me. E il Signore ti userà, perché vede che tu sei uno strumento nelle sue mani e un operaio disposto a lavorare nella sua vigna. Amen. Oggi pomeriggio ci sposteremo nel Connecticut, sopra New York, a Bridgeport, una città dove da un po' di tempo la diocesi ci ha dato e affidato la cura pastorale, vicino a una parrocchia, di un'area benedetta, un'area di lingua sia spagnola sia inglese,
E noi vorremmo portare proprio l'annuncio del regno di Dio questa sera con un concerto di praise and worship, lode e adorazione, cantando, lodando il Signore con la sua parola. Shout Koinonia. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Un caro saluto da New York e dalla Koinonia Giovanni Battista, oasi di Brooklyn. Ciao!